Una bella giornata di sole illumina il nostro secondo giorno. Siamo di fronte alla Sainte-Chapelle in coda per fare il biglietto e Luigi IX a volerla come cappella palatina nella prima metà del XIII secolo. La parte bassa dove siamo entrati oggi funge da shop. In origine era lo spazio riservato al popolo, noi saliamo nella parte alta. È qui che la massima ispirazione del gotico, svuotare le pareti e riempirle di luce, si compie. Nonostante la gran folla che sempre si incontra, l'emozione qui dentro è unica. Uno schermo a 360 gradi fatto di immagini e di luce ci circonda. Finora abbiamo visto vetrate della parete sud. Ma per esteso, questo è il programma iconografico delle due pareti lunghe e dell'abside. È qui, proprio al centro, nel luogo più sacro, è descritta la passione di Cristo, mentre sulle pareti lunghe sono ricordati episodi e personaggi dell'Antico Testamento. La prima vetrata a nord ricorda le reliquie di Cristo. Ed era anche per accogliere la corona di spine che questa cappella era stata voluta. È proprio quella che scorre davanti ai nostri occhi, ancora vetrate della parete nord. Queste sono le vetrate dell'abside. Non c'era voluto molto per costruirle, tra il 1241 e il 1248 erano già terminate ed in gran parte sono originarie. C'ero già venuta 2 anni fa, ma il rosone della parete occidentale era sotto copertura perché in restauro. Oggi invece eccolo qua, recuperato al suo splendore. Se nelle vetrate dell'abside c'è la prima venuta di Cristo, nel rosone della parete occidentale c'è la seconda venuta, quando il tempo degli umani è ormai terminato. È il Cristo dell'Apocalisse di Giovanni quello che è al centro, ed i petali della rosa sono abitati dagli episodi e di personaggi che nell'Apocalisse vengono descritti. Il portale della Loggia è una ricostruzione ottocentesca del modello antico. Il tema è il giudizio universale, nel trumeau c'è Cristo. Una stretta scala a chiocciola ci porta all'uscita.